Ciao da Avsim, la situazione di Sami Khedira è peggiore di quella che avevamo capito, che avevamo immaginato sulle prime, cioè si doveva operare, è stato operato ieri ad Augsburg e per questo intervento di pulizia praticamente del ginocchio, ma si pensava che sarebbe stato fuori circa un mese, si era detto tornerà nel 2020, certo il 2020 deve ancora iniziare, quindi a 12 mesi, contiene 12 mesi e quindi poteva essere in qualsiasi momento, però onestamente credo che pochi di noi avevano pronosticato, avevano prospettato, avevano inteso che si potesse trattare di tre mesi di stop per Khedira, cioè significa che salterà anche gli ottavi di finale di Champions League, non sappiamo ancora quale sarà il nostro avversario, ma sappiamo già che Khedira non ci sarà, e quindi dobbiamo entrare in un altro discorso, che è quello dei prossimi mesi, del centrocampo dei prossimi mesi della Juventus. Vi ho già parlato di come dovrebbe essere gestita la cosa, anche se sulle prime in maniera abbastanza frenetica, nel senso che le primissime impressioni non sono state serene, non sono state positive, non ci hanno consentito di vivere la cosa in maniera tranquilla, pacata, cioè questo infortunio di Khedira ha scatenato anche un dibattito abbastanza acceso e voglio tornare un attimo su questo, poi parliamo di tattica, poi parliamo di moduli, parliamo di rosa intesa come giocatori alla disponibilità di Sarri nelle liste, nella lista UEFA. E cioè ribadisco ancora che indignarsi per chi ipoteticamente ha insultato Khedira o ha gioito per l'infortunio di Khedira non salva la stagione di Khedira, cioè e soprattutto non vi mette al sicuro dalle giuste critiche a voi, alcuni di voi tifosi della Juventus, rispetto al fatto che quando un anno fa, settembre 2018, molti di noi, forse pochi in realtà, ma comunque qualcuno, e io ero tra questi, ci siamo indignati noi o comunque abbiamo mostrato disappunto per il rinnovo di contratto di Khedira a quelle cifre e per quella durata, voi vi siete indignati invece, cioè avete alzato una saracinesca, una protezione nei confronti di Khedira, nei confronti della Juventus, nei confronti di Marotta, che all'epoca ancora non si sapeva che sarebbe andato via, e nei confronti naturalmente anche di Massimiliano Allegri, perché tanti avevamo detto è Allegri che ha spinto per questo rinnovo di Khedira, così come per il rinnovo di Mandzukic, perché erano suoi giocatori chiave ma che non erano futuribili nella Juventus, e infatti Mandzukic ha avuto zero futuro post Allegri, Khedira ne ha avuto un po' ma ne sta avendo meno di quello che si pensasse, cioè tre mesi fuori nell'arco di una stagione. Vi ho già detto che Khedira ha già saltato due stagioni intere in 4 anni e mezzo che è alla Juventus, due intere non le ha proprio giocate tenendo conto del numero di partite che ha saltato, siamo oltre 60 e navighiamo quindi spediti verso le 80 partite a questo punto che Khedira salterà nella sua esperienza bianconera. E quindi quando avevamo detto è sbagliato il rinnovo di Khedira, avevamo ragione perché Khedira è stato inservibile l'anno scorso per una serie di infortuni, anche una malattia ma anche per gli infortuni, e la stessa cosa si sta verificando quest'anno. Quindi indignarsi contro chi eventualmente insulta Khedira, e deve vergognarsi chi insulta Khedira, ma per chi gioisce per l'assenza di Khedira non è una cosa che, diciamo, vi tutela rispetto ad una valutazione delle cose assolutamente fuori contesto, secondo me. Perché chi gioisce per l'infortunio di Khedira ha in parte ragione. Attenzione, dal punto di vista umano, l'ho già detto, dal punto di vista umano non c'è nessun motivo per gioire, perché parliamo di un infortunio, quindi dobbiamo essere rattristati, e lo siamo. Ma è chiaro che un minimo di soddisfazione, siamo un minimo, diciamo, sollevati dalla prospettiva che non vedremo Khedira in campo per i prossimi tre, quattro mesi. Questo è chiaro che ci può sollevare, perché avevamo appena detto basta Khedira, perché ha fatto finora delle prestazioni, e non era infortunato, era teoricamente in forma, assolutamente deludenti, prestazioni anche inferiori a quelle all'unica per la quale state bocciando Emre Can, cioè la partita contro il Sassuolo, perché lui si può bocciare a 25 anni, un ultra trentenne che guadagna più di quanto meriterebbe e più di quanto ha meritato sul campo, perché non ha mai giocato, praticamente ha giocato così poco, e invece lui invece non si può bocciare, bisogna invece tutelarlo. Queste sono le distorsioni del tifo bianconero nelle quali mi vado sempre in qualche maniera ad invischiare, perché voglio cercare anche di smuovere un po' il dibattito in positivo. Ma venendo al discorso tattico, al discorso centrocampo, adesso quindi cosa facciamo, come si fa per affrontare questa situazione? Nel senso, c'è anche da rinnovare a questo punto una lista Champions, inevitabilmente, perché con la notizia dell'infortunio di Khedira tutti quanti abbiamo detto ok, Emre Can resta, non va più via perché c'è bisogno di lui, per quanto può essere in qualche maniera una mancanza di rispetto nei suoi confronti, perché prima lo svilisci e poi ti serve,
e soprattutto entrerà in lista Champions, ma non è sicuro. Adesso invece è sicuro, cioè Khedira in lista Champions non ci può entrare, per forza. Salti di netto gli ottavi di finale, magari veniamo eliminati dagli ottavi di finale e non sfruttiamo un giocatore per gli ottavi in virtù di uno, a vantaggio di uno che agli ottavi non ci sarà, è un controsenso. Quindi probabilmente Emre Can entrerà in lista Champions se resta. Ora i discorsi sono tutti quanti intorno a questo, alla permanenza o meno di Emre. Paratici, che in questo momento è inviso un po' a tutta la tifoseria, leggo veramente commenti nei confronti di Fabio Paratici, difficile trovare dei commenti gentili o magari con un approccio gentile lo si critica, lo si contesta comunque in maniera aperta. Ed è comprensibile questa cosa, sono certo, perché tutta una serie di operazioni di mercato, fatte e non fatte, degli ultimi mesi portano ad essere insoddisfatti di Fabio Paratici. Le sue capacità di venditore devono essere ancora saggiate, devono essere ancora valutate. Perché non ha avuto l'obbligo, tra l'altro, di vendere, tranne Mandzukic, Perin, Piazza, ma appunto giocatori proprio ai margini. Ecco, Perin e Piazza erano anche infortunati, non era neanche facile. Poi, tutto sommato, quelli che lui voleva vendere, che stava per vendere, erano invece quelli che dovevano rimanere, quelli che fortunatamente sono rimasti e che ci stanno fin qui portando avanti la stagione, cioè Dybala e Higuain in particolare. Poi, situazioni estreme, o comunque molto complicate, per esempio, vendere Rugani e a questo punto anche vendere Emre Can. Lo stanno praticamente, si stanno in qualche maniera dissipando, cioè non lo stanno mettendo alle strette con le spalle al muro, perché Rugani è servito perché Chiellini si era fatto male, Emre Can servirà perché si è fatto male, che dira. Ma non è detto che Emre Can resterà, perché può darsi anche che il giocatore abbia già deciso, che la società abbia già deciso, l'allenatore Sarri abbia già deciso, perché abbiamo capito che a Sarri Emre non piace affatto e quindi se ne andrà lo stesso. A questo punto però devi andare sul mercato e allora Paratici non può fare dichiarazioni come ha fatto, siamo già competitivi così, a gennaio se ne andrà praticamente solo Mandzukic, non ci saranno cessioni, non ci saranno acquisti, perché non ci saranno acquisti, io sono d'accordo nella misura in cui siamo in esubero in lista Champions, ma se Khedira è fuori lista Champions, alleluia, perdonatemi, alleluia, ed Emre vuole andarsene. Pure che tu lo vuoi frenare, ma deve poi, cioè voglio dire, Emre deve restare, ma deve essere utile, non che resta a fare quello che ha fatto fino adesso, perché noi non abbiamo un centrocampo integro in questo momento e stiamo anche in questo senso criticando giustamente Paratici. Rabiot, che giocatore è? Avete visto Rabiot? Conoscete Adrien Rabiot? Se lo conoscete, presentatemelo, fatemi vedere dov'è. Con tutto il rispetto, ovviamente lo dico scherzosamente perché io ho grandi aspettative nei confronti di Adrien Rabiot, però purtroppo stiamo affrontando insieme a lui una fase sua in cui non è assolutamente utilizzabile. Cioè, quante partite ha fatto? Quanti minuti ha fatto? Quanto ci è stato utile? Pochissimo. È chiaro che lo sapevamo, ma proprio perché sapevamo che poteva essere un giocatore all'inizio inservibile o che avesse bisogno di un po' di tempo per diventare utile, per essere sfruttabile appieno, c'era bisogno forse di diverse valutazioni in sede di mercato. Cioè, lo stesso discorso che abbiamo già fatto, Matuidi e Khedira serviva veramente tenerli tutti e due? E anche in questo il discorso della capacità da venditore di Paratici va a farsi benedire perché non ci ha proprio provato. E se ci ha provato a vendere Matuidi e Khedira non ci è riuscito perché sono situazioni molto complicate in cui bisogna essere veramente dei maghi probabilmente per venderli, ma evidentemente Paratici mago non è. E quindi ce li siamo tenuti, abbiamo costruito fin qui la stagione su di loro ed è stato un errore, e questo è stato un errore di Sarri. Parlo soprattutto di Khedira perché per fortuna almeno Matuidi è integro, per quanto sia insomma un giocatore che ha dei limiti dal punto di vista tecnico. E quindi diciamo che il centrocampo in questo momento è proprio in affanno, è in sofferenza perché anche Ramsey non è perfettamente integro, Emre non piace all'allenatore o comunque forse se ne vuole andare. Dobbiamo ringraziare che abbiamo un Bentancur che sta esplodendo come molti di noi si aspettavano. Io me lo aspettavo già da anni che sarebbe venuto fuori a questi livelli. Pjanic è stato valorizzato moltissimo da Sarri e poi appunto c'è Matuidi che ripeto è integro perché altrimenti paradossalmente da sette centrocampisti, quindi addirittura uno di troppo, Emre Can alla fine per quanto riguarda la lista UEFA, ci ritroviamo con una situazione molto risicata. E allora qual è la proposta eventualmente? Se dobbiamo andare sul mercato, io ho già fatto il mio nome, che è quello di Allan. Ho guardato sinceramente altre ipotesi, altri centrocampisti validi, forti, che possiamo andare ad acquistare, ma non sono, nessuno di questi è un'operazione realizzabile a gennaio, perché a gennaio non puoi fare un acquisto da 60-70 milioni, non puoi spostare il mercato, non puoi fare grandi spostamenti. Devi fare acquisti, diciamo, di rincalzo in qualche maniera, cioè giocatori che non sono, non trasferiscono
trasferimenti, ecco, stratosferici, non acquisti stratosferici come quelli che si fanno in estate. Non lo puoi fare, è difficile, perché se nel corso della stagione gli stessi giocatori non vogliono spostarsi e le società non vogliono privarsi di determinati elementi. Haaland è un giocatore acquistabile perché la situazione del Napoli la conosciamo, è molto complicata e un po' tutti i giocatori del Napoli hanno probabilmente l'intenzione, la speranza, il desiderio, la necessità di spostarsi, e magari Haaland è uno di questi. Possiamo sfruttare questa situazione sicuramente, magari in maniera subdola, ecco, però il mercato è così, insomma, non si guarda in faccia a nessuno, e possiamo andare a prendere un giocatore, se dobbiamo vendere Emre Can, che può diventare titolare nella Juventus. Cioè Haaland può essere anzi subito titolare nella Juventus, conosce bene Sarri, è un giocatore che è perfetto per quello che ci serve, per dare qualcosa in più praticamente a questo centrocampo. Poi c'è il discorso Eriksen, ma Eriksen si sposterà probabilmente a gennaio perché non sta giocando praticamente mai adesso al Tottenham con Mourinho, non vuole rinnovare, la scadenza del suo contratto è giugno, però si parla di un trasferimento già a gennaio. Lui però probabilmente è destinato ad andare al Real Madrid, e comunque non credo che Eriksen sia il giocatore che ci serve in questo momento a centrocampo, perché amplificherebbe il problema del trequartista e della tre quarti, non consentendoci di andare a fare il 4-3-3, e che probabilmente è quello che ci serve tra le altre cose. E abbiamo poi ben poche opzioni se non Bernardeschi mezzala, Bernardeschi interno di centrocampo, e più o meno ve ne abbiamo già parlato, ne ho parlato con Alessandro Catto nel video che avete molto gradito l'altro giorno. Poi vabbè, tra parentesi, ci sarebbe Nicolussi Caviglia, nostro centrocampista che ha eliminato il Sassuolo vendicando forse la Juve con il Perugia in Coppa Italia. Il Perugia andrà a giocare contro il Napoli in Coppa Italia con un bellissimo gol su punizione. Nicolussi Caviglia, che è uno dei pochi elementi del nostro vivaio, ma veramente vivaio, perché Nicolussi Caviglia è cresciuto proprio nelle giovanili della Juventus, che vale veramente la prima squadra, che varrà la prima squadra, che potrà essere utilizzabile in futuro ad alti livelli. Lo abbiamo già visto, è stato fatto esordire da Allegri l'anno scorso anche in Serie A con pochissimi minuti, ed è stato anche convocato in una trasferta di Champions, oltre ad aver esordito in Serie C con la Juventus Under 23. Adesso sta facendo in prestito al Perugia la Serie B con ottimo rendimento, tra l'altro questo gol in Coppa Italia, ed è un giocatore però per il futuro, non puoi pensare chiaramente di richiamarlo adesso e di sfruttare lui. Quindi qualche prospettiva per il futuro ce l'abbiamo. Ieri sera vi ho parlato anche di Tonali, ma nell'immediato, ecco, il problema, ripeto, è questo: è tra gennaio e giugno, dove si stanno evidenziando, a mio avviso, tutte le crepe di un discorso farraginoso, precario, fatto in estate, incompleto, imperfetto, un discorso che è stato fatto forse in maniera tardiva, cioè così un po' alla giornata, come venivano le cose nel corso dell'estate, senza una programmazione lineare e di lunga prospettiva, di lunga gittata, che ci portasse ad avere una rosa competitiva senza grossi tentennamenti nel corso di tutta la stagione. Invece non abbiamo ancora ben capito qual è il nostro centrocampo titolare, quali sono i nostri centrocampisti affidabili, e adesso ci ritroviamo con la necessità di andare a rivedere le nostre gerarchie, perché Khedira si è fatto male e abbiamo, ripeto, un giocatore, Emre Can, suo naturale sostituto, che però fin qui è stato assolutamente ai margini, e dobbiamo vedere se vorrà essere reintegrato. Forse sì, ma comunque bisogna vedere anche se è in grado di offrire prestazioni di livello, perché contro il Sassuolo ha giocato molto male. Volevo parlarvi anche di un discorso tattico di 4-4-2, ma a questo punto rimando la cosa ad un prossimo video, perché sono andato già lunghissimo. Quindi per dire sostanzialmente questo, che la programmazione sta mostrando tutti i suoi difetti, e adesso se Emre vuole restare bene, siamo praticamente a posto. Così, se ci sarà un problema legato ad una sua cessione, io propongo ancora una volta, insisto, per l'acquisto di Alan Marquez dal Napoli. Ditemi come la pensate nei commenti, grazie per la vostra attenzione, mettete like naturalmente se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, ci vediamo molto presto, e sempre forza Juve!